Chiederemo che non vengano cancellati completamente gli interregionali nella tratta Milano-Venezia, ma che possano rimanere, appunto perché le frecce rosse sono troppo dispendiose da prendere per un pendolare o per uno studente. È una tratta molto usata, non ci sono degli effettivi motivi per eliminarla se non appunto i costi. Da Milano a Venezia, passando per Padova, per dire no alla soppressione di 9 treni interregionali. Sparirà ad esempio quello delle 7.25 da Milano, che arriva a Venezia alle 10.56 a partire dal 15 dicembre. Quasi 4 ore di viaggio che ad oggi però sono ancora l'unico modo per percorrere lunghe distanze senza dover pagare cifre spropositate. E così oggi a protestare sono stati gli studenti, loro i pendolari che questi treni li prendono quotidianamente. Spesso e volentieri i treni sono in ritardo o vengono cancellati e questo va a influire per esempio sulle coincidenze. Io che non sto a Vicenza città ma sto in provincia devo prendere un autobus e aspettare spesso mezz'ora, anche un'ora per trovare un treno e arrivare qua a Padova. A lanciare la mobilitazione è stata UDU Studenti Per, che ha portato la protesta dei pendolari, tra i quali ovviamente molti studenti, fino a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. La staffetta è stata lanciata da una coetanea di Brescia e così, un po' per rabbia, un po' per solidarietà, si sono mossi tutti. Per lo stesso motivo, ieri i governatori di 5 regioni, tra cui il Veneto, hanno scritto al presidente Enrico Letta e al ministro dei trasporti, Maurizio Lupi.